Buongiorno a tutti. Che dite? Perfetto orario, possiamo iniziare? Anche perché personalmente a Luna dovrò andare via per un impegno concomitante. Mi presento, sono Gabriella Di Michele, direttore centrale entrate dell'INPS, e mi occupo quindi in generale di normare, di fare la normazione secondaria delle leggi dello Stato che riguardano il prelievo contributivo sulle aziende, siano esse aziende con dipendenti, artigiani, commercianti e quant'altro. Oltre di questa cosa ci occupiamo della costruzione delle procedure informatiche che sorreggono il pagamento della contribuzione, ci occupiamo del recupero del credito non pagato e ci occupiamo, ed è l'argomento di oggi, di intercettare quella parte di ricchezza che è sommersa e sottratta al prelievo contributivo, quella parte di ricchezza che è fondamentale per rendere sostenibile il nostro sistema previdenziale. Volevo fare un'affermazione di principio. Innanzitutto, quando si parla di evasione contributiva siamo tutti d'accordo, perché l'evasione va combattuta per n motivi. L'evasione va combattuta perché sicuramente sottrae ricchezza al paese, sottrae ricchezza al welfare. Quando però questa lotta all'evasione si concretizza in un'azione concreta che è, consentitemi il termine più brutale, la cartella di Equitalia, c'è una levata di scudi, perché la cartella di Equitalia dà fastidio, perché la cartella di Equitalia è impopolare, porta, e fino ad arrivare all'ipotesi di scioglimento di Equitalia e di non so, ricostruzione di una nuova scatola, l'attribuzione di queste competenze ad altro. Quindi lotta all'evasione soltanto deve smettere di essere una parola sulla quale c'è l'accordo di tutti, e quindi come tale nel momento in cui c'è l'accordo di tutti non significa niente, ma si deve concretizzare e trasformare in azioni concrete che necessariamente vanno a far male al pezzo di popolazione aziendale, che però è il pezzo che, consentitemi, inquina il mercato. Perché una delle motivazioni fondamentali che sorreggono la necessità di uno Stato efficiente, efficace e soprattutto equo è di garantire delle condizioni di mercato che siano di equità e trasparenza. Se un'azienda non paga i contributi o non paga le tasse, consentitemi un termine molto semplicistico, questa azienda non sottostà alle regole di equa concorrenza, quindi inquina il mercato, quindi espelle dal mercato le aziende più sane, quelle più rigorose, e lo Stato, che dovrebbe essere in una moderna democrazia almeno il garante della correttezza dell'applicazione delle norme, non fa correttamente il suo lavoro. Quindi, oltre alla conseguenza più immediata, che noi sappiamo che se parliamo di evasione fiscale e contributiva, facciamo un esempio generico di evasione fiscale, un'azienda evade il fisco, praticamente quell'azienda non consente al sistema del welfare nel suo complesso di essere sostenibile. È facile immaginare come il prelievo fiscale si trasformi in servizio erogato dagli ospedali. Solo che quando si parla di welfare e si parla di ospedali è un welfare gradevole, friendly nei confronti della cittadinanza. Quando si parla di welfare, ma è sempre lo stesso welfare, del prelievo fiscale o contributivo, il discorso è meno gradevole, fino ad arrivare poi ai condoni, alle varie modalità di sanatoria. Intenderci su questo pezzo è fondamentale per estendere nella concezione comune la correttezza e l'equità, soprattutto, io ribatto sul discorso dell'equità, di un serio contrasto all'evasione contributiva e fiscale. Vanno avanti di pari passo, noi qui ci occupiamo di quella contributiva, ma il discorso più ampio è quella fiscale. Perché in INPS dobbiamo combattere? Innanzitutto un punto indietro. Noi parliamo di evasione in termini generici. Evasione significa, per esempio, tutto quel pezzo di ricchezza, tutto il lavoro nero che viene sottratto al prelievo contributivo. Spesso evasione è anche la differenza fra quanto un'azienda versa o dovrebbe, dichiara di dovere all'istituto, e quando versa. Questa non è evasione,
Questa è omissione contributiva. L'azienda correttamente dichiara quanto deve e versa di meno. E questo è oggetto di un'altra attività che l'istituto fa, che è di recupero del credito in chiaro. Ma oltre al credito in chiaro, che quindi è un'emissione contributiva, cioè il credito che noi non conosciamo e che è intercettare appunto quel pezzo di ricchezza che inquina il mercato, non consente al welfare di essere sostenibile in generale e non consente la corretta la sostenibilità del sistema previdenziale. Quindi è evasione in senso stretto, in senso preciso, la ricchezza sottratta al prelievo contributivo o al prelievo fiscale. C'è un'altra frontiera, che è quella sulla quale ci stiamo esercitando, che è la lotta e il contrasto alle ipotesi delittuose o alle truffe. E qui si apre tutto un altro panorama sul quale dobbiamo trattare subito dopo. Perché INPS deve fare il contrasto all'evasione contributiva? Chiaramente in un sistema pensionistico che tende a medio termine a diventare completamente contributivo, è che il contrasto all'evasione fiscale in senso lato, cioè il recupero di quel pezzo di ricchezza sommerso, serve a costruire una pensione più dignitosa per il lavoratore al quale vengono sottratti dei contributi, perché la pensione in un sistema contributivo è calcolata sulla contribuzione effettivamente versata, ma soprattutto serve a dare una pensione a quelli che sono i lavoratori in nero e sono per esempio i co-co-co, quelli non assistiti dall'automaticità delle prestazioni, che se non viene effettuata un'efficacia politica di contrasto all'evasione fiscale, la pensione in un futuro non ce l'avranno proprio, perché non avranno il loro carico contributivo. Questo è di tutta evidenza, quindi, come una lotta all'evasione contributiva costituisce e rende possibile un welfare sostenibile nel lungo termine, perché persone che non avranno una pensione contributiva, quindi una previdenza che li sostiene, dovranno necessariamente ricorrere a un'assistenza da parte dello Stato e quindi appesantire il sistema del welfare. Mi sembra quindi che dovremmo essere tutti d'accordo sul fatto che c'è qualcuno che deve fare una seria politica di contrasto all'evasione fiscale e contributiva. Parliamo adesso dell'evasione contributiva, che è quella che ci interessa più direttamente. Abbiamo detto omissione contributiva, abbiamo detto evasione, abbiamo detto truffe. Omissione contributiva, l'INPS si è sempre esercitato nel recupero di quello che le aziende hanno dichiarato e che non hanno versato. È l'attività che fa con l'attività normale recupero credito amministrativo, trasmissione a Equitalia, recupero credito coattivo. Quindi Equitalia non fa una lotta all'evasione, Equitalia fa un mero recupero credito di quello che l'INPS ha già conoscenza. Quindi il campo della lotta all'evasione è un campo sterminato sul quale dobbiamo esercitarci, è quello nel quale l'ente INPS o altri enti di previdenza o l'Agenzia delle Entrate si devono svegliare, diventare intelligenti e andare a capire dove la ricchezza è nascosta, dove la ricchezza non è dichiarata, dove la ricchezza segue delle pieghe che non sono chiare nei confronti della pubblica amministrazione. Ed è il campo più sfidante, perché in qualche modo ci esercita ad avere un approccio proattivo, intelligente, capace di inventare. È quello che vogliamo fare noi all'INPS ed è l'oggetto del nostro incontro, la vigilanza documentale. Perché vigilanza documentale? Finora l'INPS non è che non abbia svolto questa attività, ha sempre cercato dentro i propri archivi gli indicatori di rischio che in qualche modo potevano far presumere che vi fosse pezzi di ricchezza che non venivano intercettati dal prelievo contributivo. E quindi era per definizione un'attività posta in essere ex post, cioè dopo che il fatto era successo, dopo che le pecore erano scappate, noi tendevamo a rincorrere eventi che si erano già verificati, molto spesso a distanza di qualche anno.
È proprio l'approccio che vogliamo cambiare. Siccome siamo fortemente convinti che la lotta all'evasione sia la nuova frontiera dell'istituto, perché l'attività di normazione e di recupero crediti è abbastanza standardizzata, certo le leggi dello Stato cambiano ogni anno, quindi ogni anno noi siamo tenuti a modificare i nostri sistemi. Però quello che effettivamente dovrebbe essere il valore aggiunto di un'amministrazione intelligente è quella di inventare e capire dove andare a pescare. È proprio il caso di dircelo. Perché ci siamo esercitati quest'anno, lo fine dello scorso anno, e sempre più dovremo farlo? Innanzitutto c'è stato un fatto scatenante. Si è stata costituita l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro è una scelta legislativa ben precisa. Il corpo degli ispettori e di tutte le organizzazioni presenti nel sistema paese, quindi INPS, INAIL, l'Ispettorato del Lavoro, si uniscono e seguono delle logiche che sono loro proprie, condivisibili e non divisibili. È una scelta del legislatore che noi accettiamo e con la quale vogliamo realmente collaborare. Se questo succede, succede che noi i nostri 1300 ispettori li vediamo allontanarsi. Non significa che non lavoreremo con loro, ma non saranno più il nostro braccio armato. Ma se la lotta che abbiamo fatto finora è una lotta a posteriori, l'occasione del perdere il braccio armato è anche l'occasione di inventarci qualcosa che in house, in casa, basandoci sugli archivi, sulle carte, sugli incroci, sui controlli, possa consentirci di anticipare il processo di evasione in senso stretto e possa consentirci di fornire al nuovo istituto dell'Ispettorato del Lavoro quel materiale grezzo che noi non riusciamo ad elaborare in house, ma che ha necessità di tradursi in un approccio concreto sul territorio da parte degli ispettori del lavoro. In più cambia effettivamente proprio la mentalità. L'attività ispettiva è per definizione un'attività di repressione. Quando un ispettore, sia INPS, sia INAIL, sia quello fiscale, arriva, sia la Guardia di Finanza, in un'azienda, per definizione c'è un processo di preoccupazione da parte dell'azienda stessa che tende a difendersi. Il nostro, e in questo in maniera parallela con quella, con la scelta, anche se non ci siamo messi d'accordo, di Agenzia delle Entrate, di svolgere un'attività di cooperative counseling, di colloquio, che porti a sviluppare un approccio propositivo, non repressivo, con il cliente azienda. Parliamo cliente azienda per intendere lavoratore autonomo, azienda con dipendenti, coltivatori diretti e quant'altro. Noi vogliamo che l'azienda approcci l'INPS non con il terrore di essere sanzionata e di andare a pagare quote contributive superiori per omissione, per sanzioni, per il ritardo, ma vogliamo che l'azienda si accorga da subito che la sua situazione ha dei connotati di irregolarità che è opportuno che metta subito a posto per evitare appunto un approccio repressivo da parte degli ispettori. Come si svolge la vigilanza documentale? Sicuramente si svolge guardandosi la pancia, guardandosi... illustrerà qual è stata la vigilanza finora guardando le carte dell'INPS. Ma non è solo l'INPS che bisogna guardare, non è solo le informazioni peraltro enormi che l'INPS dispone per la sua capacità di archivi informatici, di colloquio con le aziende, ma è fondamentale che l'incrocio e il colloquio avvenga con gli interlocutori esterni. Quello che io riesco a percepire se io contatto AGEA, che è l'ente di erogazione delle sovvenzioni agricole, è di importanza fondamentale, perché finora, per fare un esempio, l'azienda agricola si è presentata ad AGEA che doveva consentire l'erogazione di sovvenzioni europee in agricoltura in un modo, dando una forza aziendale, un fatturato di un certo tipo,
grande. E invece all'INPS si presentava con un'aziendina con due dipendenti. Ora, il sistema paese 1, incrociando il dato di AGEA e incrociando il dato di INPS, esce fuori un'azienda che è completamente diversa. E il nostro obiettivo qual è? Io ti chiamo e ti dico: caro tizio, non può reggere che tu ad INPS ragioni in un modo e con AGEA ragioni in un altro. L'interfaccia è una, mi dici come, chi sei e che cosa vuoi fare? Questo è l'approccio di counseling. Chiaramente se l'azienda rientra noi favoriamo un percorso virtuoso, se l'azienda non si allinea con queste nuove indicazioni l'approccio sarà necessariamente repressivo. Ma un altro esempio importantissimo e sul quale ci eserciteremo a breve è la gestione separata. Voi sapete che nel 95 con la riforma Dini è stata costruita una classe di lavoratori di serie B. Serie B perché comunque hanno una retribuzione, un calcolo della retribuzione pensionabile più basso, un prelievo contributivo che solo faticosamente nel corso degli anni è andato ad allinearsi a quello del lavoratore dipendente. Ma serie B essenzialmente per un motivo, perché mentre il lavoratore dipendente pubblico e privato è garantito dall'automaticità delle prestazioni, cioè quando il datore di lavoro dichiara che devo 100, poi è compito dell'INPS andare a recuperare se non ha effettivamente versato, e nella gestione separata non vige questo piccolo che si chiama principio di automaticità, ma ti cambia il mondo, perché se il datore di lavoro non ti ha versato i contributi, tu non ti ritroverai pensione, fosse anche che è una pubblica amministrazione, perché succede anche di questo. Perché sappiamo che i problemi che possono esserci nello Stato sono tanti, per cui qualche pagamento si potrebbe anche essere perso. E il collaboratore in una pubblica amministrazione quella contribuzione non se la ritroverà e non si ritroverà la pensione corrispondente. E quindi un esempio intelligentissimo, secondo me, di incroci, ne parlo io perché il dottor Lilla questa parte non ce l'ha, che faremo quest'anno è proprio l'incrocio con gli archivi dei 770 dell'Agenzia delle Entrate. Agenzia delle Entrate ha dei dati che sono quelli contenuti nei modelli 770 nel quali vengono le aziende e dichiarano chi sono i propri collaboratori coordinati e continuativi. Se lo dichiari all'Agenzia delle Entrate lo devi dichiarare all'INPS. Se lo dichiari all'INPS io ti curo il recupero fino alla fine, ma se l'hai dichiarato all'Agenzia delle Entrate e non lo dichiari all'INPS, io ti chiamo e ti chiedo di metterti in regola. E in questo caso ti chiedo di rimetterti in regola fino nei termini della prescrizione, ma soprattutto, e questo è un elemento fortemente innovativo che mi piace sottolineare, molto probabilmente lo faccio sapere anche al lavoratore. È questa la triangolazione che consente al welfare di essere sostenibile nel lungo periodo, perché il lavoratore verrà informato del fatto che la sua posizione contributiva non si sta popolando e che probabilmente la sua pensione non ci sarà. Vi rendete conto come un'attività che probabilmente guardando dall'esterno rischia di essere scarna e fredda, se invece gli si dà una valenza sociale, quale quella corretta, che è quella di essere i garanti della corretta esplicitazione del welfare nel corso del medio-lungo periodo, non nel breve, il discorso cambia completamente. Diventa quasi chiaro, quasi bello anche far parte di Equitalia. Mi ricordo che un ministro diceva che era bello pagare le tasse. No, le tasse non è bello pagarlo, però è giusto pagarlo. E quindi credo che almeno per quanto ci riguarda ci proveremo fino in fondo. Che cosa è stata finora l'attività di verifica? Antonello, vogliamo cominciarci a lanciare, perché fino a questo punto dovevo parlare io, e poi sull'illustrazione delle carte il collega Lilla, che è innamorato del lavoro che fa e si verrà, vi seguirà ben più da vicino. Allora, buongiorno a tutti. Sono Antonello Lilla e sono il dirigente delle entrate che si occupa di questa attività di vigilanza documentale. Allora, la vigilanza documentale non nasce oggi, diciamo, è l'evoluzione di un processo attraverso il quale
unità organizzativa che chiamavamo verifica amministrativa ha svolto fino all'anno passato. Questa attività consisteva, come ha già anticipato la dottoressa Di Michele, in controlli effettuati sulle aziende a posteriori, cioè noi nell'anno successivo o due anni successivi effettuavamo un controllo sulla corretta contribuzione di quello che era stato dichiarato e versato dall'azienda. Per cui dal 2013-2015 abbiamo effettuato una serie di attività che sono illustrate nella slide, ad esempio incrociando i dati di Agenzia delle Entrate con quelli dell'INPS per identificare gli artigiani, i commercianti e i professionisti che secondo noi dovevano essere iscritti all'INPS perché dichiaravano un reddito di impresa assimilabile a commercio o ad artigianato mentre non erano iscritti all'INPS. Abbiamo effettuato verifiche sulla congruità degli importi del TFR, della quota di TFR e dei conguagli che venivano effettuati sul TFR e controlli sulla correttezza dei conguagli effettuati per CIG e abbiamo controllato la spettanza, diciamo, delle maggiori agevolazioni contributive, sgravi sui contributi, benefici per le imprese e la correttezza di alcuni dei conguagli fatti sull'Uniemens. Poi entrerò più nel dettaglio sulla malattia, sull'ANF, sulla maternità, cioè tutte quote che il datore di lavoro anticipa al lavoratore come prestazione a carico dell'INPS e che poi portano a una diminuzione dell'importo dei contributi. Quindi sono somme anticipate che il datore di lavoro eroga al lavoratore e poi conguaglia con quello che deve versare. Anche i risultati di questa attività dal 2013 al 2015 non sono stati sono stati abbastanza soddisfacenti perché comunque come vedete dal 2013 al 2015 abbiamo accertato 104 milioni, 150 milioni e 162 milioni nel corso del 2015. Chiaramente l'accertamento non implica l'effettiva riscossione di quanto accertato perché ovviamente più tardi viene accertata un'emissione contributiva e meno probabile è che il credito rientri, per cui parliamo di volumi di accertamenti e non di volumi di riscossione. Da quest'anno, anche in seguito al decreto che ha istituito l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e che quindi ha sottratto risorse di vigilanza ispettiva all'INPS, abbiamo cambiato prospettiva. Abbiamo detto non possiamo più fare controlli dopo, quando i buoi sono scappati, quando c'è una difficoltà a recuperare effettivamente il credito, ma dobbiamo intervenire addirittura prima, se riusciamo, che l'omissione si consolidi in maniera tale che, diciamo, è tutto guadagno, cioè tutto quello che le aziende non omettono è integralmente ascrivibile alla riduzione del debito pubblico. Dobbiamo avvicinare le aziende che secondo i nostri indici sono incongrue, fanno dichiarazioni che non corrispondono secondo noi a quella che è l'effettiva forza lavoro, a quello che è l'effettivo monte retribuzione e tra virgolette convincerle a rientrare in un percorso virtuoso di legalità e di correttezza della visione contributiva e poi dobbiamo svolgere attività contro le frodi. Purtroppo siamo un paese in cui vengono effettuate, e dopo vedremo, diverse frodi e come vengono effettuate quelle ai danni dello Stato. L'INPS, che ha il secondo bilancio, come sapete, dopo quello dello Stato, è stato oggetto ed è oggetto di diverse frodi fatte anche da organizzazioni di tipo criminale, associazioni anche camorristiche, mafiose, lo vedremo poi più avanti. Questo cambio di prospettiva cambia anche ovviamente l'obiettivo di quello che dobbiamo realizzare. Cioè, prima il nostro focus era sull'accertato, cioè dobbiamo accertare, tra virgolette, senza preoccuparci della riscossione. Invece adesso cambia la prospettiva. Noi dobbiamo ragionare innanzitutto sulla riscossione, cioè quanto
il credito che accertiamo nei confronti dell'azienda venga effettivamente riscosso, e per far questo bisogna che l'accertamento avvenga il più vicino possibile temporalmente a quando l'omissione è stata compiuta. C'è proprio una relazione univoca tra la distanza del tempo tra l'omissione e l'accertamento e il volume di riscossione effettivo, cioè se noi riusciamo il mese successivo a quando si è compiuta l'omissione o l'evasione a comunicare all'azienda il debito, sicuramente saranno più alti i tassi di riscossione. E la prospettiva del controllo fatto prima che l'omissione o che l'evasione si sia concretizzata, come ripetevo prima, è garanzia di maggiori entrate e di risparmi di spesa. Mentre l'accertato ha un'alea che è, diciamo, rappresentata dalla effettiva riscossione del credito, quello che noi riusciamo a bloccare prima che si manifesta ha una certezza quantificabile di maggiori entrate e di minori uscite di spese per prestazioni. Per agevolare, diciamo, il racconto di quello che abbiamo messo in piedi già nel corso dell'anno e che continueremo a fare in questo secondo mese dell'anno, abbiamo provato a dividere le attività che facciamo e che faremo in tre macrofamiglie, che però poi, come vedrete, si intersecano, non è una divisione nettissima. L'attività di accertamento, che ha come obiettivo ovviamente accertare evasioni contributive e accertarle il prima possibile, per quanto ho detto prima, perché prima le accertiamo e più possibilità di riscossione abbiamo. Un'attività di prevenzione e compliance, cioè di intervento preventivo rispetto ai cattivi comportamenti dell'azienda e di cercare di venire incontro all'azienda nel rientro nella legalità, e poi una vera e propria attività antifrode, su frodi commesse, già commesse, e soprattutto prima che vengano commesse. Cioè, noi abbiamo l'ambizione, con queste nuove procedure, con questi nuovi processi di lavoro che abbiamo messo in piedi, di riuscire ad intercettare le truffe prima che vengano a creare il danno all'istituto. Per quest'anno, per l'attività di accertamento, adesso dico una cosa, ci siamo messi un po' nella testa di chi vuole evadere la contribuzione, ci siamo chiesti: se io fossi un'azienda e volessi pagare meno contributo, su che cosa, rispetto a quello che devo, su che cosa mi concentrerei? Su due cose, in sostanza. Primo, utilizzerei, per risparmiare sul debito contributivo, delle agevolazioni contributive pur non avendone diritto. Secondo, per il meccanismo che vi dicevo prima, gonfierei le prestazioni pagate in anticipo ai lavoratori, malattia, maternità, assegno al nucleo familiare, in modo da ridurre il saldo tra quello che è stato, che è il contributo dovuto, e quello che è stato anticipato ai lavoratori, addirittura arrivando a saldi vicini allo zero, per cui magari ci sono aziende che attraverso questo meccanismo hanno un debito contributivo di 100, dichiarano prestazioni più o meno vere erogate e anticipate ai lavoratori per 90 e si trovano a pagare un debito contributivo di 10. Con questo, come diceva giustamente la dottoressa Di Michele prima, diciamo falsando il mercato del lavoro, facendo una concorrenza sleale e in ogni caso riducendo in maniera drastica il costo del lavoro. Per quanto riguarda quest'anno, l'attività principe per quanto riguarda l'accertamento riguarda il controllo sullo sgravio triennale, quello introdotto da Renzi con la legge 190 del 2014. Giusto per riepilogare quali sono i criteri per l'erogazione di questo sgravio: lo sgravio consiste in una decontribuzione, quindi in una totale sgravio e totale esonero contributivo alle aziende che assumono a tempo indeterminato lavoratori che siano in determinate condizioni, cioè che non abbiano avuto un rapporto di lavoro nei 6 mesi precedenti alla data d'assunzione e che non abbiano avuto un rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro nel trimestre ottobre 2014-dicembre 2015. Queste sono le norme che sono state fatte per evitare che le aziende licenziassero un lavoratore magari a tempo determinato
o a tempo indeterminato e dopo 2 mesi o 3 mesi l'assumessero non pagando la contribuzione per i 3 anni. Ecco. Le cifre credo che siano circa 1.400.000 i lavoratori che sono stati assunti con questo beneficio e quindi con questo sgravio triennale. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo incrociato i dati in nostro possesso con i dati del Ministero del Lavoro. Al Ministero del Lavoro vengono dichiarate in tempo reale, anzi prima che debbano essere fatte, le assunzioni e i licenziamenti dei lavoratori. Incrociando questi dati abbiamo intercettato circa 60.000 aziende e circa 100.000 lavoratori per i quali il contributo, cioè lo sgravio triennale, non era dovuto. Cioè erano lavoratori per i quali l'azienda ha più o meno scientemente deciso di usufruire dello sgravio pur non avendone diritto i lavoratori. E sono cifre importanti. A giugno, qui c'è il collega che ringrazio, che si chiama Massimo Giardinetto, che ha realizzato la procedura, che uscirà nei prossimi giorni, e che attraverso l'incrocio delle banche dati del Ministero del Lavoro e le banche dati dell'INPS identificherà uno per uno i lavoratori e le aziende che hanno usufruito indebitamente di questo sgravio. I risultati attesi sono importanti. Circa 100 milioni di recupero contributivo relativi agli sgravi che sono già stati spesi, cioè da quando noi interveniamo diciamo dal tempo che è venuto dall'assunzione al nostro intervento, ma ancora più importanti sono le cifre derivanti dai risparmi e dalle maggiori entrate che derivano dal fatto che noi da quel momento in più non riconosceremo lo sgravio contributivo. Perché, faccio un esempio, se un'azienda ha assunto a dicembre 2015 un lavoratore con lo sgravio triennale, noi a giugno partiamo con la procedura, noi avremo i 5 mesi da recuperare di quelli che lo sgravio è stato usufruito indebitamente, e poi ci sono i risparmi e le maggiori entrate derivanti dagli ulteriori 2 anni e mezzo in cui questa azienda, truffaldina in questo caso oppure inconsapevole, avrebbe usufruito dello sgravio. Arriviamo quindi a un totale derivante da questa operazione tra accertamento e maggiori entrate e risparmi di circa 600 milioni all'anno, che costituiscono il contributo alla riduzione del debito pubblico esclusivamente derivante da questa attività. E sono cifre, ripeto, abbastanza importanti. L'altro motivo, che dicevo prima, se io fossi un'azienda che vuole evadere, che cosa farei? Potrei gonfiare le prestazioni erogate e anticipate per conto dell'INPS ai lavoratori. Quindi assegno al nucleo familiare, malattia, maternità e la legge 104. E che cosa abbiamo strutturato insieme ad altri colleghi informatici? Abbiamo strutturato un sistema che si chiama CASCO, controllo automatizzato sgravi e conguagli, che mette a confronto aziende che hanno caratteristiche simili, affini, cioè che sono dello stesso settore merceologico, che hanno grosso modo la stessa forza aziendale e che sono nella stessa zona geografica. Ci aspetteremmo che in aziende simili si ammalassero le persone in maniera simile, si ammalassero, andassero in maternità grosso modo lo stesso numero di aziende. E invece dall'analisi che abbiamo fatto di questi dati, che cosa noi facciamo? Venir fuori tutte le aziende che stanno fuori dallo standard e quindi identifichiamo quegli outliers che sono probabilmente degli evasori, cioè che hanno utilizzato le prestazioni anticipate dai dipendenti come modalità per abbattere il costo del lavoro. La cosa funziona, adesso non so se si vede bene, abbiamo fatto un primo esperimento solo sugli ANF e questa la faccio vedere perché è abbastanza grossa, cioè con un'unica abbiamo intercettato, oltre a tante aziende per importi minori, un'unica azienda che aveva truffato a questo punto l'INPS solo con gli assegni familiari, gonfiando l'importo degli assegni nucleo familiari per oltre 3 milioni di euro. Ovviamente su questo è stato fatto l'accertamento
il credito è stato accertato ed è già verso Equitalia per la riscossione. Questo ovviamente è il caso più macroscopico, ma abbiamo intercettato tantissime aziende che effettuano questo tipo di forzatura per ridurre il costo del lavoro. Passando all'attività di prevenzione, noi abbiamo immaginato un nuovo processo, che incrociando banche dati faccia venire fuori le incongruenze e le macro distorsioni che si notano incrociando i dati nostri e delle altre banche dati rispetto al comportamento delle aziende. E abbiamo nominato questo progetto ELSA, che non ha nessun riferimento con la Fornero ovviamente, ma è solo l'acronimo di emersione lavoro sommerso aziende. Si compone di due passi, diciamo, di due processi diversi. Il primo è un fenomeno che abbiamo riscontrato empiricamente, cioè abbiamo intercettato empiricamente aziende che provano a truffare e truffano l'istituto, abbattono il costo del lavoro in questa modalità. Loro dichiarano al Ministero del Lavoro, dove, ripeto, vanno comunicate in tempo reale assunzioni e licenziamenti, un numero di lavoratori, diciamo 100, quindi dichiarano un cantiere solido e quant'altro. Mentre invece nella dichiarazione Uniemens, quella che viene fatta all'INPS per dichiarare i contributi dovuti, riducono questi 100 dipendenti a 10-15 dipendenti. L'obiettivo è duplice. Ovviamente dichiarando solo una parte della forza lavoro, insomma, è ovvio che cali il debito contributivo. Questo pagamento che viene fatto in misura ridotta è, diciamo, pianificato per ottenere i DURC positivi. Cioè il DURC, come sapete, adesso è uno strumento, il DURC positivo è uno strumento indispensabile alle aziende per lavorare. Allora queste aziende cosa fanno? Correttamente dichiarano al Ministero del Lavoro la loro vera forza lavoro, e questo per evitare le sanzioni sul lavoro nero, che sono fortissime: 3.000 euro per ogni lavoratore nero, trovato dall'ispettivo, più una, diciamo, non so se 40-50 euro per ogni giorno di lavoro nero accertato, e quindi per quel lato si mettono a posto. Per l'INPS invece dichiarano una forza lavoro molto più bassa, e per quei pochi lavoratori pagano, perché l'obiettivo è ottenere il DURC, la regolarità contributiva. Per quei soli 10 lavoratori che hanno dichiarato a fronte dei 100 reali, loro sono a posto, pagano e dunque hanno il DURC positivo. È ovvio che questo tipo di sistema è concorrenza sleale. Concorrenza sleale rispetto alle aziende che invece correttamente dichiarano i propri dati sia al Ministero del Lavoro che all'INPS. E questo ovviamente per ottenere attraverso il DURC appalti pubblici e privati. Quindi noi che cosa faremo dal prossimo mese? Faremo un incrocio sistematico dei dati presenti nelle banche dati del Ministero del Lavoro e nelle banche dati presenti nell'INPS. Questo incrocio sistematico, strutturato, farà venire fuori tutti quei lavoratori che sono, diciamo, grigi, cioè sono dichiarati al Ministero ma non dichiarati all'INPS. Attraverso un database che comprende tutti i contratti lavorativi per livello e quindi trattamenti retributivi corrispondenti ai lavoratori che non sono stati dichiarati all'INPS, effettueremo dei calcoli di quanto secondo noi l'azienda ha evaso dal punto di vista contributivo. E ovviamente il passo successivo è la richiesta, l'invito dell'azienda a regolarizzare la propria situazione, magari anche attraverso un percorso virtuoso di compliance e di strumenti di dilazione dei pagamenti per la regolarizzazione dell'azienda. E questo è ELSA 1. ELSA 2 è un progetto più ambizioso, che in realtà non è un'idea nuova. È un'idea che si ispira molto agli studi di settore che fa l'Agenzia delle Entrate, però non è mai stato fatto, e mi è stato detto che non è mai stato fatto neanche a livello mondiale, per cui
siamo orgogliosi di poterlo provare a fare, e per questo ci stiamo avvalendo della collaborazione dell'Università di Napoli, in particolare il dottor Di Porto, che non so se è presente, e sostanzialmente applicare la logica dello studio di settore che fa l'Agenzia delle Entrate al mondo del lavoro e al mondo della contribuzione. In teoria il processo dovrebbe funzionare in questo modo. Noi abbiamo una serie di banche dati che ci sanno dire, rispetto a un'azienda, qual è il settore produttivo, qual è la forma societaria, il fatturato, le utenze, l'utilizzo degli immobili e i bilanci, le dichiarazioni IVA e tutta una serie di altri dati. Frullando tutte queste informazioni, confrontando aziende simili per settore produttivo, un po' come casco, vogliamo far venire fuori quello che è il fabbisogno teorico di forza lavoro, così come l'Agenzia delle Entrate fa venire fuori dagli studi di settore il reddito presunto di quell'azienda. Questo fabbisogno teorico di forza lavoro lo confronteremo con quella che è la forza lavoro risultante e dichiarata all'INPS, e dal confronto di questi dati faremo venire fuori una lista di aziende che sono incoerenti, cioè che rispetto ai loro fatturati, rispetto ai loro utilizzo di immobili, collocazione geografica, secondo le nostre stime, sottostimano e sottovalutano l'importo di contributi e di dichiarazioni contributive. A queste aziende, con lo stesso sistema, verrà fatto un invito a regolarizzare, e da questo ci aspettiamo innanzitutto maggiori incassi derivanti dalla emersione di questa forza lavoro probabilmente, diciamo, omessa all'INPS, e anche dovrebbe avere, così come gli studi di settore, un effetto deterrente sulle future dichiarazioni contributive di questa azienda, e quindi ci aspettiamo maggiori incassi nel futuro. Passando brevemente all'attività antifrode. Prego. Sì, non ci siamo preparati più di tanto, quindi non ci siamo collegati. Sull'attività antifrode volevo dire qualcosa, perché molto spesso ci si può chiedere: ma come mai la pubblica amministrazione è così stupida che non si accorge delle frodi prima che avvengano? Su questo aspetto c'è da sottolineare come spesso la pubblica amministrazione sia stupida, perché essere stupida è l'altra faccia della medaglia dell'essere semplice. Nel momento in cui l'input che si dà ad un'amministrazione moderna, efficiente, efficace è quello di essere friendly nei confronti del contribuente, tu puoi essere friendly se ti fidi di quell'interlocutore che è davanti. Ed è un po' la scelta che l'INPS ha fatto. Vedo Dario Dolce, che è uno dei nostri degli antesignani di un'amministrazione intelligente, efficiente, capace, semplice, che consenta al contribuente, azienda, all'interlocutore, allo stakeholders, a chi si mette fra noi al processo di collaborazione e di comunicazione fra l'INPS e azienda, si approccia con un retropensiero che è quello della fiducia. Ed è quello che ci chiede il sistema paese, perché l'Italia deve essere semplice, perché i costi a carico delle aziende devono essere bassi, perché si deve abbassare sempre di più la possibilità di perdere tempo sull'elaborazione delle carte. Ed è quello che noi vogliamo essere. D'altro canto, l'essere semplice comporta la necessità di abbattere un certo numero di controlli, di ostacoli, di sistemi di burocrazia che erano antichi, che erano pregressi, che erano quelli del timbro, che erano quelli del revisore, del controllore, e che sicuramente non sono più possibili nel momento in cui c'è un sistema globale di telematizzazione. Quindi è questo il momento in cui non possiamo scegliere di essere diversi da quelli che siamo, quelli di essere semplici, di essere amichevoli, di essere colloquiali, nei confronti però delle
aziende, dei nostri interlocutori che siano corretti, e questa è la strada che dobbiamo percorrere. D'altro canto, sulle pieghe di questa semplicità, sulle pieghe della possibilità di conguagliare tutto con tutto, che è quello che la pubblica amministrazione porta come modello e come risultato positivo, per cui i crediti delle entrate si possono conguagliare con i debiti contributivi e viceversa, i crediti anticipati, i soldi anticipati dal datore di lavoro per il pagamento della maternità si possono conguagliare con il pagamento dei contributi. Bene, questo essere semplice, questo venire incontro nei confronti del contribuente corretto si traduce, ed è l'altra faccia della medaglia come sempre nella vita, nell'essere esposti e permeabili ad atteggiamenti fraudolenti da parte di chi non solo non è corretto, ma specula con quella che è un'amministrazione semplice. E quindi nel momento in cui INPS ha scelto la strada di ammodernarsi, e forse prima nell'ambito della pubblica amministrazione è stata in grado di gestire proprio con la scelta della semplicità e della fiducia 21 milioni di pensioni, 1 milione e 500 mila aziende con dipendenti, 200 mila aziende agricole, no, lavoratori, 1 milione e 4 artigiani, commercianti, insomma i nostri numeri sono incredibili, proprio con la scelta della semplicità. Contemporaneamente dobbiamo strutturarci, ma a questo punto un leitmotiv non è possibile lasciarlo a margine del discorso, dobbiamo strutturarci per combattere gli interlocutori che corretti non sono e che anzi si insinuano nelle pieghe della nostra semplicità, ma non è solo quella dell'INPS, perché è una semplicità generalizzata del sistema paese per operare le frodi, per operare un illecito arricchimento che anche questo, come quello che abbiamo detto prima, no? La lotta all'evasione, l'input, il must che deve contraddistinguere la nostra azione, il combattere per un sistema e per un mercato che sia equo e trasparente. Quindi, perché la frode poi acquisisce due aspetti: da una parte chi delinquente è e che quindi vuole soltanto espungere soldi dalla pubblica amministrazione, dall'altra parte chi è delinquente che, pur avendo un'attività produttiva in essere, è delinquente in maniera tale in cui paga il costo del lavoro abbattendolo, paga il prelievo, corrisponde il prelievo fiscale abbattendolo. Quindi l'obiettivo e la priorità che la pubblica amministrazione, così come deve essere quello di recuperare il credito nascosto, di intercettare la ricchezza non dichiarata e che inquina il mercato, è quella di combattere coloro i quali approfittano del nostro sistema semplice, volutamente semplice, perché è stata una scelta fondamentale e perché su questa scelta non possiamo tornare indietro, perché ormai i tempi, le velocità sono tali, ma contemporaneamente dobbiamo fornirci gli strumenti che ci consentono di metterci al sicuro da queste persone. Ed è il motivo per cui la vigilanza documentale, la verifica amministrativa, si è trasformata in vigilanza documentale, quindi con un approccio proattivo, quale è quello che vi ha cercato di illustrarvi il dottor Lilla, e si trasforma ancora, l'altro suo aspetto è quello, ma che diventa quasi prioritario in un momento storico come questo. Se noi non facciamo cambiare costume a queste persone, se non facciamo capire che non entrano più da questa porta, questo deve essere quasi una priorità. Poi se sia della Direzione Centrale Entrate o dell'INPS nel suo generalizzato o del sistema paese, io non lo so. Intanto noi non ci tiriamo indietro da questo compito, ma deve essere quasi una priorità. Quando avranno perso l'abitudine, forse potremo riapprocciare con una semplicità ancora maggiore. È solo un inciso per farvi chiarire bene, per chiarire bene come questo non è un collateral, ma è una priorità. Prego. Allora, per quanto riguarda l'attività antifrode, ci siamo concentrati su tre frodi che vengono messe in campo dalle aziende e che noi cerchiamo di bloccare e stroncare, come vedrete per alcune. La prima è l'attività di contrasto alle false compensazioni tramite modello F24. Questo è il terzo modo, oltre a quello degli sgravi
e a quello delle prestazioni gonfiate anticipate ai lavoratori, di pagare meno contributi. Cioè, come sapete, i contributi si pagano attraverso il modello 24, si possono pagare con soldi veri, ovvero qualora si vanti o si dichiari di vantare un credito nei confronti della pubblica amministrazione, si compensano con il debito contributivo. Noi negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento abbastanza importante dei contributi pagati con compensazioni, quasi esclusivamente con crediti veri o presunti dell'IVA, cioè i contributi vengono pagati dichiarando che si ha un credito IVA di pari importo a quello dei contributi e dunque la delega, l'F24 è a saldo zero. Dietro questo fenomeno, che è un fenomeno civile, cioè che i crediti e i debiti vantati presso le diverse pubbliche amministrazioni si possono conguagliare, chiaramente c'è una nicchia, una parte di soggetti che utilizza questo strumento per non pagare la contribuzione di fatto, contando sul fatto che l'Agenzia delle Entrate agisce sui controlli IVA solo alla fine dell'anno successivo a quello della dichiarazione IVA, che in questo momento del paese, in questo momento di freneticità del mercato del lavoro, è un tempo lunghissimo. In un anno e mezzo a un'azienda succede di tutto. E quindi l'idea è quella di contrastare questo fenomeno prima che si verifichi. Per questo noi, il nostro presidente ha stilato una convenzione, un protocollo con l'Agenzia delle Entrate, con il quale che ha l'obiettivo appunto di frenare, ridurre il fenomeno delle false compensazioni utilizzate per il pagamento dei contributi INPS. In questa fase siamo in una fase di sviluppo di una procedura congiunta alla quale avranno accesso dipendenti INPS e dipendenti dall'Agenzia delle Entrate, che funziona più o meno nella maniera descritta da questo diagramma di flusso. In sostanza, sulla base nostra empirica, abbiamo identificato una serie di comportamenti e di F24 con compensazioni che sono a rischio, soprattutto quelle legate al primo anno di attività. Un'azienda che è al primo anno di attività, è complicato che abbia crediti IVA già maturati. La divisione dell'importo su più F24 di importo più basso per evitare i controlli dell'Agenzia delle Entrate che scattano solo dopo i 10.000 euro. Insomma, tutta una serie di F24 che l'esperienza ci ha dimostrato essere sintomo che quella compensazione probabilmente corrisponde a un'assenza del credito dichiarato. Questi F24 vengono messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate su questa piattaforma congiunta che, ripeto, è accessibile dai dipendenti INPS e dai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, e viene arricchita dell'informazione se quel credito vantato esiste o meno. Questo in tempi molto ristretti, nel senso che loro elaborano in tempo reale, dopo dopo l'inserimento dei nostri F24 a rischio, elaborano questi dati rispetto alle dichiarazioni IVA del contribuente e ci danno una risposta positiva o negativa, cioè ci dicono se quel credito effettivamente esisteva e dunque la compensazione era lecita, ovvero ci dicono il credito non esisteva, la compensazione è falsa, sostanzialmente l'INPS è stata pagata con denaro falso. Questa è poi la sostanza. Questa informazione non è di piccola importanza. Ricordiamo infatti la importanza del DURC. Il DURC adesso per le aziende è uno strumento fondamentale per continuare a rimanere sul mondo del lavoro, e chiaramente queste aziende che pagano con compensazioni per noi sono regolari, perché il denaro, anziché, insomma, non è arrivato per i canali, diciamo, ordinari, banca, poste, ma ci è stato trasmesso sotto forma di credito dall'Agenzia delle Entrate. Pertanto, quando a questa informazione che noi diamo l'F24 è a rischio, l'Agenzia delle Entrate ci risponderà no, il credito non esiste, noi daremo il DURC negativo alle aziende,
proprio per il fatto che dicevo che è come se fosse stato pagato il contributo con denaro falso, contraffatto. E questa circostanza per le aziende è dirimente, perché ripeto, il DURC, senza il DURC determinati settori come quello dei servizi, dell'edilizia soprattutto, o del servizi alle imprese, pulizia e quant'altro, senza il DURC non lavorano. E dunque l'ottenere il DURC positivo o negativo è fondamentale per la loro vita. Noi speriamo con questo strumento e che con questa procedura che entrerà a regime entro il prossimo semestre di riuscire a drenare maggiore introiti, che a questo punto non sono di contributi ma saranno di rimborsi di crediti IVA, di crediti non esistenti, perché come diceva la dottoressa Di Michele, il sistema paese è unico, insomma il contrastare questo tipo di truffe porta nuove risorse al paese e soprattutto regola e rende il mercato del lavoro pari, cioè non scorretto, non è disomogeneo. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto che costituisce in questo momento una preoccupazione dell'INPS è il fenomeno del lavoro fittizio. Il fenomeno del lavoro fittizio, provo a raccontarvelo perché è la premessa per poi spiegare i tipi di controlli che effettueremo. È un processo piuttosto semplice fare un'azienda fittizia. In sostanza si formalizza. Ma noi li combatteremo. Sostanzialmente si formalizza la costituzione di un'impresa, di solito siccome hanno scarsi costi di fondazione, di formazione, ditte individuali o SRL a capitali ridicoli, o si fa riprendere fittiziamente un'attività imprenditoriale che già in passato è stata cliente INPS. Su queste posizioni create artificiosamente vengono trasmessi tutti i flussi contributivi relativi a lavoratori che in realtà non lavorano. Non esiste l'azienda, non esistono i lavoratori. La trasmissione dei flussi contributivi però è propedeutica a far acquisire a questi finti lavoratori il diritto alle prestazioni previdenziali, quindi soprattutto legate allo stato di disoccupazione. Quindi in sostanza queste aziende nel giro di pochi mesi creano l'azienda o riprendono un'azienda che già esisteva ma era finita, era già cessata, trasmettono tutte le denunce contributive, non pagano i contributi, perché per il meccanismo dell'automatismo delle prestazioni che citava la dottoressa prima, il mancato pagamento dei contributi nel caso dei lavoratori dipendenti non pregiudica il diritto alla prestazione. Appena viene maturato il requisito contributivo, questi finti lavoratori fintamente assunti vengono fintamente licenziati e vengono fatte le domande di indennità di disoccupazione all'INPS. L'INPS paga o pagava queste prestazioni perché i flussi erano formalmente corretti, erano perfetti. Dopodiché, una volta finito il business, una volta erogate le indennità di disoccupazione, l'attività veniva anche comunicata alla cessazione dell'attività, quindi diciamo, si chiudeva il cerchio e con l'esborso da parte dell'INPS di cifre consistenti in prestazioni legate allo stato di disoccupazione. Non ce ne siamo ricordati adesso di combattere questo fenomeno l'abbiamo combattuto già nel 2014 e nel 2015 in maniera magari meno, non tanto strutturata, su segnalazione delle aziende, su indici di rischio più o meno costruiti artigianalmente, e comunque ci ha portato nel biennio ad identificare circa 700 aziende completamente fittizie, 700 aziende sparse sul territorio nazionale, a cui facevano corrispondenza 30.000 finti lavoratori. I numeri, moltiplicateli per i circa 6.000-7.000-8.000 euro di una prestazione media legata all'importo della disoccupazione, di risparmio che è stato ottenuto, è sostanziale. Però, ripeto, la poca strutturazione di questo processo di contrasto al fenomeno di fittizio ha fatto sì che abbiamo realizzato un sistema molto complesso di controlli sui flussi assicurativi, un sistema complesso in cui si incrociano variabili
booleane e variabili discrete, archivi nostri, archivi degli altri enti, e che è, diciamo, descritto in questo flusso di processo. Innanzitutto va spiegato che contrastare questo fenomeno non è semplice, perché ci porta comunque a controllare e ad identificare quella piccola parte di aziende fittizie nel mare di 15 milioni di dichiarazioni mensili. L'INPS riceve ogni mese dichiarazioni individuali di lavoratori dipendenti per circa 15 milioni di lavoratori. Andare ad identificare quali sono quelli falsi e in tempi brevi, vi assicuro che non è una cosa semplice, perché comunque noi dobbiamo al contempo garantire che i conti assicurativi si alimentano, quelli veri si alimentino in tempi veloci, entro il mese successivo al massimo. Abbiamo quindi identificato una serie di passi che dovranno seguire dal mese prossimo di giugno in poi tutte le denunce individuali che arrivano all'INPS, proprio per il numero che non possiamo controllare fino all'estremo dettaglio della denuncia tutti i 15 milioni di dipendenti. Diciamo, l'esperienza e la storia di questo contrasto al fenomeno del fittizio ci consente di identificare delle aziende che sono affidabili, cioè aziende per le quali non è necessario effettuare controlli, e queste vengono immediatamente, diciamo, passate dal setaccio e vanno immediatamente ad alimentare i conti assicurativi. Sono le aziende pubbliche, ovviamente, dove questi fenomeni non si verificano, grazie a Dio. La storia contributiva dell'azienda, cioè una sua regolarità nel pagamento, nel versamento della contribuzione, le aziende di grandissime dimensioni, tipo Fiat, TIM, queste qua, e soprattutto le aziende che pagano regolarmente i contributi, perché l'esperienza ci ha dimostrato che se no non ci sarebbero i margini di profitto, i contributi non devono essere pagati perché ci sia poi il guadagno dal lato previdenziale. Queste aziende vengono escluse dal controllo e vanno direttamente ad alimentare i flussi assicurativi. Tutte le altre, cioè tutte quelle che non fanno parte del primo gruppo di aziende affidabili, vengono sottoposte a un duplice controllo. Il primo controllo è un controllo di tipo storico, cioè noi abbiamo alimentato con la storia dei due anni precedenti una database composta dai 30.000 lavoratori che hanno già avuto l'annullamento di un rapporto perché fittizio, quindi sono dei clienti tra virgolette già identificati come truffatori. Le denunce quindi nuove passeranno il vaglio di questa blacklist. Nel caso nella denuncia contributiva si trovi la ricorrenza superiore a una certa percentuale di questi lavoratori già coinvolti in truffe precedenti all'INPS, la denuncia contributiva non andrà ad alimentare in automatico il conto assicurativo del dipendente, ma verrà congelata. Noi usiamo questo termine, per cui la procedura si chiama frozen. In sostanza, quella denuncia individuale non andrà ad alimentare il conto assicurativo, quindi non ci sarà il rischio di pagare prestazioni, ma verrà congelata in un archivio che poi sarà a disposizione delle sedi per gli ulteriori approfondimenti. L'altro tipo di controllo che introduce variabili di tipo discreto sono legate alla caratteristica dei flussi. Noi sostanzialmente abbiamo identificato 12 indicatori di rischio che ci fanno sospettare che quel lavoratore, quell'azienda possano essere fittizie. Ad ogni indice di rischio abbiamo dato un punteggio, per cui alla fine di questo controllo noi avremo ogni azienda sarà identificata con un punteggio da 1 a 100 che identifica la pericolosità rispetto al rischio del fittizio, dove ovviamente l'azienda 0 non ha nessuna delle caratteristiche, l'azienda punteggio 100 avrà tutte le caratteristiche indici di rischio che noi reputiamo fittizia. Tutte queste aziende, come ripeto, non andranno ad alimentare i conti assicurativi in automatico, ma verranno sospese, congelate in attesa di un'istruttoria della sede che prevede che innanzitutto tipizzata, cioè a seconda della tipologia di impresa, noi andremo a chiedere e andremo a consultare determinate banche dati o determinati documenti. Quindi chiaramente a un'azienda edilizia chiederemo un certo tipo di documentazione che dovrà fornire, a un'azienda di servizi ne chiederemo altra. Quest'istruttoria
che, ripeto, comprende analisi della documentazione prodotta dall'azienda, analisi delle banche dati, anche soprattutto esterne all'INPS, quindi dati di bilancio, dati di utenze, dati punto fisco e quant'altro, e la convocazione obbligatoria del titolare, il rappresentante legale dell'azienda. Per esperienza sappiamo che la maggior parte di quelli che abbiamo identificato che sono a rischio fittizi neanche si presentano, perché ovviamente, essendo stati scoperti, non si espongono ulteriormente. È chiaro che comunque da questa istruttoria fatta dagli operatori della vigilanza documentale potranno venire fuori scatole vuote, quindi aziende completamente fittizie, o che in realtà è un falso positivo, l'azienda esiste e solo era momentaneamente incappata in questi indicatori di rischio. Chiaramente i risultati dell'istruttoria saranno diversi a seconda se siamo nel primo o nel secondo caso. Nel primo caso, ripeto, il congelamento dei contributi, a sua volta l'inserimento di quei lavoratori e di quei soggetti che hanno effettuato la truffa nella blacklist di cui vi parlavo prima, che quindi sarà uno strumento dinamico che praticamente verrà incrementata a mano che scopriamo nuove aziende, e chiaramente saranno denunciate all'autorità giudiziaria. Quando invece, attraverso la consultazione delle banche dati, della documentazione dell'azienda, si evidenzia che questa azienda è reale, il flusso sarà fatto passare e verranno popolati i conti assicurativi, e questo in un tempo, crediamo intorno tra i 15 giorni e un mese, che verrà dato come categorico alle sedi sul territorio per completare questa istruttoria. Ovviamente ci saranno anche dei casi dubbi, a volte non basterà la vigilanza fatta in house, sarà necessario investire l'organo di vigilanza che potrà andare sulle aziende, sul posto, e quindi verificare la esistenza o meno di questa azienda, ma anche questo risultato porterà al doppio effetto, che se si rende effettivamente conto che l'azienda è fittizia, i contributi non vanno a popolare il conto assicurativo e quindi non saranno erogate prestazioni, saranno viceversa sbloccati, scongelati e passati al conto assicurativo quelle che dall'accesso ispettivo diventino, ci si renda conto che l'azienda è reale. Da questo lavoro noi ci aspettiamo per quest'anno sostanzialmente di raddoppiare o poco meno quelli che sono stati i risultati del 2014 e 2015. Contiamo infatti di intercettare 500 aziende fittizie e circa 20.000 lavoratori. Ma rispetto a quello che facevamo prima, questi lavoratori noi li intercetteremo prima che le prestazioni vengano erogate, per cui stimiamo un risparmio in termini di mancata erogata di prestazione di 160 milioni di euro in un anno. Quindi vi rendete anche conto dell'importanza della... Ovviamente questo sistema complesso è in continua evoluzione, cioè si evolverà a mano che riscontreremo casi pratici in cui gli indici di rischio vanno rivisti, e è un sistema dinamico che chiaramente autoimpara da quello che sono le denunce che riceve. Allora, la cosa non risolve il problema, nel senso che questa procedura riguarda solamente i lavoratori del settore privato non agricolo, ma introduco un nuovo concetto, il concetto di transumanza. Purtroppo noi sappiamo che i truffatori passano da un settore all'altro dell'INPS in funzione della debolezza dei nostri controlli, per cui ci immaginiamo che, chiuso il canale dei lavoratori privati del settore del lavoro dipendente privato, questi si spostino su altri settori dove magari i controlli sono meno stringenti, per cui contestualmente alla procedura che congelerà i contributi del lavoro privato non agricolo, stiamo sviluppando le procedure che non vi sto a spiegare, ma hanno la stessa logica della blacklist e del controllo degli indici di rischio, sia sui lavoratori domestici, che è un altro settore nel quale stiamo riscontrando un incremento di lavoratori fittizi, e sia nel lavoro agricolo, che sarà, in questa maniera controlleremo, tolto il settore pubblico sul quale questo fenomeno non è riscontrabile,
controlleremo e contrasteremo in maniera, presumiamo, più efficace tutte le tipologie di lavoro, diciamo, create fittiziamente per ottenere delle prestazioni. L'ultimo aspetto, che è abbastanza divertente, sul quale volevo porre l'attenzione, sono le truffe che abbiamo scoperto e che abbiamo bloccate sull'utilizzo dei voucher. Per togliere una possibile confusione, non parliamo dell'utilizzo improprio di cui si parla sui giornali, nel senso che se ne usano troppi, forse dovrebbero essere dipendenti. Questo è un aspetto sul quale lavoriamo, ma non è questo di cui voglio parlare. Voglio parlare proprio di truffe che vengono effettuate attraverso lo strumento del voucher. Allora, il voucher telematico, vi spiego come funziona perché altrimenti non si comprende quali sono i controlli che abbiamo messo in piedi e come lo abbiamo stroncato. I voucher telematici si acquistano attraverso pagamenti fatti con carte di credito e pagamenti fatti con F24. Attraverso queste due modalità di pagamento, il committente, il datore di lavoro, si crea un portafoglio, diciamo una somma, un conto che è utilizzabile per poi pagare le prestazioni per svolte dai lavoratori pagati a voucher. Questo diminuisce il suo conto e chiaramente poi i soldi del committente si trasferiscono a quelli dei lavoratori attraverso l'INPS card, che è un meccanismo attraverso il quale il lavoratore dice: dei miei 100.000 euro di portafoglio ne pago 100 per il lavoratore X che ha lavorato dall'AL con voucher. Questi 100 euro si trasferiscono in automatico sul conto INPS card del lavoratore, che poi può riscuotere da poste o attraverso il bancomat, non il bancomat, il postamat, quello delle postali. Purtroppo ci siamo accorti che entrambi le due modalità di creare il portafoglio telematico potevano essere soggette a truffa e purtroppo ci sono stati. Ok. Che cosa abbiamo notato? Sostanzialmente che il portafoglio telematico era stato creato per numerosissimi committenti attraverso i pagamenti fatti con carte di credito clonate. Il fenomeno delle carte di credito clonate è un fenomeno che riguarda ovviamente non l'INPS, è un fenomeno di più ampio respiro, però avevano trovato nell'INPS una debolezza per cui attraverso carte di credito clonate loro effettuavano pagamenti per crearsi questo portafoglio telematico di cui vi dicevo prima. Che cosa facevano? Tantissimi pagamenti nella stessa giornata, di importo piccolo, perché l'obiettivo era quello di non fare accorgere il truffato dell'ammanco della carta di credito. Quindi miriadi di pagamenti fatti nella stessa giornata di 50 euro, di 60 euro, che però sommati arrivavano a diverse decine di migliaia di euro. Che cosa facevano dopo? Questi soldi accumulati venivano utilizzati per pagare fittizi, lavoratori fittizi, conniventi ovviamente con l'organizzazione della clonazione di carta di credito, con prestazioni magari di qualche migliaio di euro per una sola giornata. Perché purtroppo nella legge del voucher non esiste un importo massimo, per cui teoricamente io posso pagare un lavoratore a voucher anche 5.000 euro in una giornata. La stessa cosa avveniva con gli F24, col meccanismo delle compensazioni, cioè il portafoglio telematico veniva creato dichiarando crediti IVA per la maggior parte o IRPEF delle agenzie delle entrate di considerevoli importi che andavano a costituire il portafoglio telematico, che poi veniva utilizzato nella stessa maniera per pagare i finti prestatori per molte migliaia di lire per la stessa giornata. In questa maniera il ciclo di vita della truffa era qualche giorno, cioè il pagamento dell'F24, la carta clonata, tantissimi pagamenti nel corso della stessa giornata, il giorno dopo venivano spalmati su prestatori fittizi e poi si chiudeva completamente il cerchio e si trovavano nuovi committenti prestanomi per fare lo stesso tipo di truffa. Allora abbiamo inserito, accortici di questa possibilità, abbiamo inserito all'interno della procedura una serie di alert che ci facesse
avere il sentore che poteva trattarsi di lavoro fittizio. Allora, abbiamo fatto, quindi abbiamo l'evidenza giornaliera dei committenti che effettuano più di un pagamento con carta di credito nella stessa giornata. È sicuramente una cosa anomala. Se io devo comprare 3.000 euro di voucher, faccio un'unica transazione di 3.000 e non la spalmo su 30 transazioni da 100. Abbiamo fatto l'evidenza delle persone fisiche che raggiungono in un anno più di 10.000 euro di portafoglio telematico. Anche le persone fisiche possono utilizzare i voucher per pagare le lezioni private del figlio piuttosto che per pulire il giardino, ma è anomalo che una persona fisica compri voucher in pochi giorni per più di 10.000 euro, non si capisce per che cosa ne dovrebbe fare. Abbiamo l'evidenza di tutte le acquisti di voucher fatti con compensazione e l'evidenza giornaliera delle prestazioni consuntivate, cioè delle prestazioni pagate al lavoratore per più di 500 euro al giorno. La legge consente di pagare di più, ma è sicuramente anomala una prestazione che abbia una retribuzione a voucher di oltre 500 euro. Attraverso questi dati abbiamo identificato una serie di soggetti che utilizzavano in questa maniera fraudolenta il voucher. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo inserito questi soggetti in una blacklist che li inibisce dall'utilizzo della procedura voucher per sempre, cioè queste persone identificate non possono più accedere alla procedura voucher, non possono più fare danni, non possono più fare truffa. Abbiamo bloccato per quello che si poteva le INPS card dei lavoratori fittiziamente impiegati e abbiamo fatto denuncia all'autorità giudiziaria, una per il fenomeno delle carte clonate e una per il fenomeno delle compensazioni da F24. Questi sono i risultati. Quindi l'identificazione di tutti i soggetti coinvolti nella truffa, sia carte di credito che false compensazioni, l'inserimento degli stessi nella blacklist, e questa è la cosa più importante, sulla quale poi c'è una curiosità che vi devo dire, l'identificazione di 38 nuovi soggetti che sono stati bloccati prima di effettuare la truffa. Che cosa significa? Avendo noi l'evidenza giornaliera degli F24 pagati con compensazione, quelli che ci risultano falsi, li blocchiamo immediatamente, li inseriamo nella blacklist della procedura voucher, per cui vi farò vedere, loro non hanno più la possibilità, pur avendo il portafoglio telematico costituito per effetto di questi F24 con false compensazioni, non possono utilizzarli. Abbiamo trovato 38 nuovi soggetti, qui una chicca ve la devo dire perché è a dimostrazione del concetto di transumanza. Di questi 38 soggetti, per 32 di questi era stato annullato negli anni precedenti un rapporto di lavoro fittizio. Questo vi dà l'idea di quello che vi dicevo che è il fenomeno della transumanza. Sono spesso gli stessi soggetti che si buttano e che truffano a seconda del sistema più debole. Per cui noi non possiamo permetterci debolezze, dobbiamo contrastare le truffe a 360 gradi su tutti quelli che sono gli aspetti. Ovviamente anche questi saranno oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria. Il fenomeno è totalmente scomparso e vi farò vedere anche perché, e abbiamo anche chiesto la modifica della normativa per gli acquisti dei voucher. Abbiamo chiesto infatti all'Agenzia delle Entrate di non consentire più l'acquisto del voucher attraverso il sistema della compensazione. C'è anche una motivazione giuridica alla base, non è solo per contrastare la truffa. La compensazione è possibile tra crediti di una pubblica amministrazione e debiti di un'altra. In realtà il pagamento del voucher non è contribuzione. All'interno dei 10 euro del costo del voucher c'è anche la retribuzione che viene data al lavoratore, c'è anche la commissione per il gestore del servizio. In sostanza la compensazione sui voucher è come consentire all'azienda dei dipendenti di pagare le retribuzioni, diciamo, compensandoli con i contributi, che è un assurdo. L'Agenzia delle Entrate ci ha dato immediatamente ascolto, per cui dal 2 maggio del 2016 non è più possibile acquistare voucher facendo compensazioni. Si deve usare un altro modello F24 che si chiama F24 Elide, che ha solo la parte a debito, per cui tutto quello che viene indicato nel modello F24 Elide viene
assolutamente pagato, può essere pagato solo con soldi veri e crediti non possono essere. Con questo abbiamo tagliato alla base ogni possibile truffa attraverso questo strumento. Per quanto riguarda le carte di credito, visto che i clonatori di carte di credito hanno vari ambiti nei quali poter operare, il fenomeno si è chiuso, perché come hanno visto che l'INPS comunque era attenta su questo fenomeno, avranno dirottato su altre. Le carte di credito continuano a essere clonate, ma almeno non le clonano per truffare l'INPS, è già un bel risultato. Questo vi faccio vedere uno dei casi più eclatanti che abbiamo scoperto, non so se si vedono i numeri, però non saprei come fare. Sostanzialmente questo soggetto, che è anonimo ma è una persona fisica, ha dichiarato di avere un credito IRPEF di 700.000 euro e ha dichiarato che con questi 700.000 euro voleva comprare voucher. La cosa è andata a buon fine, nel senso, anche qui non si vede, ma questa è la schermata della procedura voucher, da cui si evince che questo soggetto aveva a disposizione 700.000 voucher da poter poi distribuire a presunti lavoratori fittizi di voucher. Ma il fatto che noi avessimo l'alert quotidiano ci ha consentito di bloccare questo soggetto prima che cominciasse a distribuire questi 700.000 euro tra i suoi finti lavoratori conniventi. Infatti adesso, se questo soggetto prova a entrare nella procedura voucher, gli restituisce un messaggio di errore in cui gli si dice che ci sono problemi tecnici, una dicitura piuttosto generica, e di rivolgersi. Ovviamente non si è mai rivolto a nessuno questo, perché non aveva. Ecco, io, ripetendo il discorso del fatto che i truffatori ci sono, vanno combattuti, e vanno combattuti a 360 gradi, perché come abbiamo visto si spostano da un punto all'altro dell'INPS a seconda di dove siamo più deboli. Io avrei esaurito la mia relazione. Vi ringrazio per l'attenzione e se ci sono domande. Infatti. Io volevo attestare al gruppo che sta lavorando sul fenomeno in generale della vigilanza documentale, sui voucher e sull'attività antifrode, un grosso apprezzamento da parte mia e da parte dell'Istituto e di alti vertici dell'Istituto. Soltanto aver bloccato il fenomeno delle compensazioni, crediti dell'erario a questo voucher negli ultimi tempi ha bloccato la fuoriuscita dalle casse dello Stato, perché poi questo significa per 3, 4, 5 milioni solo negli ultimi tempi. Quindi la dinamica economica è di impatto notevolissimo. Quindi volevo ringraziare le persone che sono qui presenti, le prime fila sulla destra, volevo ringraziare una collega che è in pensione ormai da tanti anni e che è stata una delle precursrici, dal femminile non esce, della dottoressa Ermini della verifica amministrativa, che ha avuto modo di verificare come siamo andate avanti in questi anni, e l'entusiasmo che queste persone stanno mettendo, e il dottor Giardinetto, che oggi ho conosciuto e che è l'informatico che ci supporta. È una frontiera nuova, è una frontiera che ci sfida, è una frontiera nella quale chiediamo l'aiuto più possibile delle persone che sono dentro e fuori l'istituto a individuare percorsi diversi. Io aprirei un po' la discussione, se qualcuno di voi vuole chiederci qualcosa, se può aiutarci nell'individuare filoni diversi nell'ambito del campo che abbiamo individuato: evasione, elusione, lotta alle truffe. Nessuno ci vuol dire qualcosa? Qualcuno che ho stimolato prima? Va bene, allora. Ecco, la dottoressa Ermini ci vuole dire qualcosa. No, io vi voglio attestare, a te Gabriella sarebbe pleonastico per me attestarlo, però a tutti voi
e Antonello ovviamente, veramente il lavoro che state facendo, perché sì, è vero, avevamo cominciato, ma lo sviluppo fa vedere risultati veramente importanti, e come cittadino credo che sia veramente fondamentale il lavoro che state continuando a portare avanti. Quindi un grazie a voi, complimenti e grazie di nuovo. Credo che sia importante. Vabbè. Allora, se abbiamo chiuso, io vi lascio e vi lasciamo tutti. Buona giornata. Buona giornata a tutti.